Science. Il dente di leone, cioè il tarassaco, è considerato un flagello dai giardinieri. Gli scienziati di tutto il mondo sono in gara per sfruttare la produzione di gomma del dente di leone che potrebbe alimentare la fabbricazione di pneumatici d'alta gamma. All'Istituto Fraunhofer per la biologia molecolare di Münster, Germania, gli scienziati studiano una varietà di dente di leone originaria del Kazakhstan, da cui si può estrarre un prezioso liquido lattiginoso che presenta particelle di gomma. Qui vedete molte piante di dente di leone. Noi siamo alla ricerca dei geni implicati nella biosintesi della gomma. Vorremmo creare nuovi impianti che producano più gomma, una gomma più stabile. Il prodotto naturale così ottenuto presenta analoghe qualità del prodotto dell'albero della gomma, è già impiegato nella produzione di pneumatici. Diversamente dalla gomma tradizionale, lo si può ottenere con costi inferiori e coltivazioni realizzate in Europa, anche su terreni precedentemente considerati non adatti alle coltivazioni. È urgente questa ricerca, visto l'alto prezzo raggiunto dalla gomma. La grande sfida del dente di leone sta nella ricerca per la produzione di nuove piante con un lattice ad alto contenuto di gomma e quindi redditizio. Per questo facciamo ricerca da anni, per creare nuove varietà che presentino un contenuto stabile di gomma. La nuova gomma sperimentale è stata testata su una pista di prova e ha dimostrato di reggere il confronto con quella tradizionale. Ma ci vorranno ancora anni di ricerca, anche quando la nuova gomma da tarassaco sarà disponibile sul mercato. Consapevoli che sostituire l'albero della gomma sarà difficile, le case produttrici di pneumatici sarebbero comunque felici di avere una fonte complementare. A Singapore, scienziati di un'azienda agricola in serra stanno adoperando una tecnologia all'avanguardia per ridurre i tempi e i costi di produzione. La Panasonic Lab Farm è fra i progetti che puntano a incrementare la capacità produttiva del piccolo stato che attualmente importa più del 95% del suo fabbisogno di frutta e verdura, questo per avere una produzione locale. Un miglioramento della tecnologia LED consente agli ingegneri di diffondere l'esatto tipo di luce necessaria per le coltivazioni in serra. I nostri LED sono appositamente progettati per simulare 2 dei 7 raggi del sole necessari alla fotosintesi. Controlliamo le impostazioni e la durata della luce per irradiare in modo ottimale le coltivazioni. Adattare le luci esattamente agli spettri che stimolano la crescita è il modo in cui i tecnici possono ottenere grandi risultati in termini di guadagni e di efficienza con la riduzione dei costi. Sono in campo anche una serie di dispositivi di monitoraggio per non lasciare nulla al caso. Misuriamo e controlliamo l'umidità del terreno, oltre ai valori del pH nei diversi processi. Anche le nostre acque sono trattate con un sistema di filtri per migliorare la crescita delle piante. L'approccio high-tech alle coltivazioni significherà tempi di maturazione rapidi per la frutta e la verdura. Intanto, comitati di esperti e consumatori hanno assaggiato le nuove verdure e le trovano saporite e croccanti. Thank you.